esercizio. Chiamato ellisse o circonferenza perché, come vedete, abbiamo di fronte un'equazione nelle due variabili x ed y contenente il parametro k. Al variare dei valori che andiamo a attribuire al parametro k, al variare dei valori che si possono attribuire al parametro k, si ottengono delle equazioni di natura diversa. In particolare andiamo a cercare quei valori in corrispondenza dei quali l'equazione che vedete risulta essere quella dell'ellisse, di un'ellisse, un'ellisse con i fuochi appartenenti agli assi cartesiani, oppure quella di una circonferenza o, se possibile, quella di una parabola. Analizzando l'equazione, adesso bypasso il porre le condizioni sui denominatori, cioè porli differenti da zero, perché comunque la tratterò con le considerazioni successive. Subito vado ad esaminare il terzo punto, quindi la terza richiesta dell'esercizio. Per quale valore di k questa equazione rappresenta una parabola? La risposta è alcun valore di k. Non esistono reali per i quali ciò accade. Non è possibile, assegnando un valore a k, far sì che o x alla seconda o y alla seconda passino dal secondo grado al primo grado, volendosi aspettare l'equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate oppure asse di simmetria parallelo all'asse delle ascisse. Quindi il terzo punto è facilmente risolto e si risolve semplicemente. Poi sono andato a esaminare il primo punto. È possibile che questa equazione sia quella di un'ellisse? La risposta è sì. Faccio riferimento all'equazione canonica di un'ellisse, quindi squadro su a quadro più y quadro su b quadro uguale a 1, con a e b valori dei semiassi diversi da 0. Quei denominatori, questi due denominatori, dovrebbero rappresentare a alla seconda e b alla seconda, quindi quadrati. Devono essere simultaneamente positivi, entrambi positivi. Quindi tramite un sistema ricerchiamo quei valori di k che fanno sì che quei due denominatori possano essere entrambi quadrati di numeri reali. Risolvo quindi le due disequazioni. La prima mi porta a k minore di meno 8, la seconda prima dividendo per 2 e poi trasportando il più 1 a destra, è cambiato di segno, risulta pari a k maggiore di meno 1. Andando a intersecare l'insieme delle soluzioni, giungo all'intervallo di valori possibili, di possibili valori per k, che sono tutti i numeri reali compresi tra meno 1 e 8. Qui vedete una semplice rappresentazione fatta tramite il programma GeoGebra che al variare tramite uno slide dei valori che va a sommare e va a attribuire a k, ci dà l'equazione delle particolari ellissi che si possono ottenere. A quel punto andare a indagare il caso per il quale questa equazione può essere quella di una circonferenza diventa abbastanza semplice perché una circonferenza può essere intesa come una particolare ellisse in cui i semiassi hanno entrambi la stessa misura e sono pari entrambi ai raggi della circonferenza. Questo è il caso in cui appunto i semiassi A e B siano congruenti. Ora, sto quindi uguagliando, sto estraendo la radice quadrata rispettivamente di a quadro e di b quadro, vado a uguagliare per poter risolvere l'equazione questi due termini, rispetterò le condizioni date sopra, attenzione, quindi k comunque dovrà rimanere e dovrà essere compreso tra meno 1 e 8, a quel punto risolvo uguagliando e ponendo uguali i due radicandi, trasporto il 2 a destra, trasporto il meno k a sinistra. Eseguo le addizioni, quindi 8 meno 2 dà 6, k più 2k 3k, divido entrambi i termini per 3 e giungo il valore k uguale a 2, che è accettabile perché è compreso tra meno 1 e 8. A quel punto verifico di aver ottenuto effettivamente una circonferenza, faccio riferimento all'equazione canonica della circonferenza date le coordinate del centro del raggio, vado a sostituire il valore di k, eseguo i calcoli, notate questi due denominatori uguali tra loro, come ci si aspettava, quindi a quadro uguale a b quadro. A quel punto moltiplico ambo i membri per 6 e giungo a questa equazione. Questa altro non è che l'equazione di una circonferenza che ha coordinate del centro pari a 0 e 0, rispettivamente ascissa ordinata, e raggio uguale alla radice quadrata di 6.
E a seguire vedete la rappresentazione, sempre tramite un programma grafico, della circonferenza che è appunto quell'equazione. Con queste considerazioni si conclude questo video. Spero vi sia stato utile, vi invito a commentare se avete qualche domanda, qualche suggerimento, qualche necessità. Se vi piace, vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!